Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Dylan Dog di Armando Traverso. Dal personaggio ideato e creato da Tiziano Sclavi. Settimo episodio. Abyss. Sogno sempre lo stesso. Quella bambina in fondo al mare. E per chiudere in bellezza, ecco. Il sangue che mi esce dal naso. Quando finirà questo strazio, quando? Angie, ti dico che ho fatto un vero affare. Ho spuntato un ottimo prezzo. È probabile che quell'antiquario non sappia niente di rasoi d'epoca. Guardalo, un Raid Angel originale del 1908. Ti piace? Ma cosa vuoi che mi importi del tuo rasoio? I tuoi soldi puoi spenderli come diavolo ti pare. A me basta che rispetti la rata per il divorzio. A proposito, guarda che sta per arrivare l'avvocato. Ti ho preparato un bel bagno caldo. Per l'ultima volta, Harry, per l'ultima volta. Fantastico! Così sarò lindo e rasato di fresco con il mio nuovo rasoio. Sbrigati! Faccio in un attimo. Mi rado e mi tuffo. Il rasoio? Dove diavolo l'ho messo? Eppure mi sembrava di averlo appoggiato sul lavandino. Qui e non... Ma cosa? Mio Dio! Ma non è possibile! Il rasoio si muove da solo nell'aria! Angie! Mio Dio! Aiuto! Angie! Sentirti se non chiudi l'acqua! Sei il solito imbecille! No! Non è possibile! Ma Harry, cosa combini? Non si sarei mica tuffato per davvero? Ma che stupido! Guarda che se non sei pronto per quando arriva l'avvocato io... Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio, Harry! Harry, no! Ah! Lo so, signora. Capisco che è una cosa molto difficile da accettare. Vi dico, ispettore Block, che Harry non si è suicidato. Io lo conosco bene. Non era proprio il tipo da fare una cosa del genere. Però, signora Angie, non sembra che ci siano altre spiegazioni possibili. Sul manico del rasoio c'erano soltanto le impronte di vostro marito e dell'antiquario che gliel'aveva venduto, che tra l'altro, nell'ora del decesso, era nel suo negozio in compagnia di altre quattro persone. Sentite, io e mio marito stavamo per divorziare, è vero, ma lui non era per niente scosso, era un'idea mia, un ultimo tentativo per vedere se voleva rimediare. A lui non gliene importava un fico secco, glielo dico io, ispettore, anzi, non vedeva l'ora di godersi la sua vita da solo. Se non è suicidio, allora chi l'ha ucciso? In casa c'eravate soltanto voi due. E io ho abbastanza esperienza in questo mestiere per sapere che non siete un'assassina. Rassegnatevi, signora. Anche se sembra impossibile, a volte può succedere. Una crisi depressiva improvvisa, violenta. Che ti getta in un abisso profondo, freddo e buio. Da cui non c'è alcuna possibilità di venire fuori. La depressione nelle sue forme più brutali è anche questo, signora Angie. Sono le stesse parole che mi ha detto l'ispettore Block di Scotland Yard, signor Dylan Dog. E non sono certa venuta sin qui da voi per riascoltarle. Vi dico che Harry non era affatto depresso, tutt'altro. Lui è sempre stato un cuor contento e se proprio volete saperlo, nonostante gli anni, aveva un amante. Immagino quanto sia difficile accettare una realtà così dura, ma ascoltate... No, ascoltate voi invece.
C'è una cosa che non ho detto all'ispettore Block, anche perché mi avrebbe sicuramente presa per pazza. Quando ha aperto la porta del bagno, il rasoio, quel maledetto rasoio che aveva appena comprato, fluttuava. Insomma, come posso dirvelo? Volava, capite? Volava per aria, da solo. Mi credete? Ma certo che vi crede! Lui crede a qualunque cosa, anche al fatto che non c'è nulla in cui credere. Tutto è un'illusione. Ma allora, sapete dirmi perché paghiamo l'affitto? Questo è Grucio, il mio assistente. Vi prego, signor Dog, sono disposta a pagarvi qualunque cifra, ma voglio la verità. Io l'amavo ancora. Squisito, davvero. Adoro mangiare a questo livello, che raffinatezza. Beh, con quello che costa, è uno dei ristoranti più in voga di Londra, sai. Sono contento che ti piaccia. Sei un tesoro. A proposito di tesori, ho pensato di farti una piccola sorpresa per il tuo compleanno. Nick, sei fantastico. Eh? Ma è splendido. È vero. È la più bella collana di perle che abbia mai visto. Se non sbaglio, dei primi del Novecento. Esatto, modern style originale. Indossala, dai. Con piacere, aiutami. Ecco, ti sta benissimo. Ma, Nick, che succede? Non so, mi stringe. Cosa ti stringe? La collana, sembra che si muova. Ma dai, è impossibile. Nick, la collana mi stringe. Toglimela, Nick. Io non ci riesco. Aspetta, ti aiuto. Nick, fa presto, mi fa male. Come diavolo? Non ce la faccio. No. Aiutami, Nick. Maledetta collana, non riesco a toglierla. Guarda quei due. Sally! Sally! Mio Dio, no! Sally! No, non è vero! Sally! Al diavolo! Brutta testa di... Rapa! Posso aiutarti a raccogliere la spesa? Ah, grazie. Ancora un pelo e quello scemo mi investiva. Detesto gli automobilisti. Anch'io, soprattutto quando guido. Pesano, eh? Lo so. Abito qui di fronte. Allora come facchino mi è andata bene. Ultimo piano senza ascensore, 13°. Perfetto, stavo giusto pensando di fare un po' di movimento. Stanco? No, scherzi. Ti piace la cucina vegetariana? Io sono vegetariano. Allora posso invitarti a pranzo. Se vuoi come aperitivo posso offrirti un succo di pomodoro. Scusami, ma sono anche astemia. Anch'io, abbiamo un sacco di cose in comune. Ci sposiamo? Beh, corri un po'. Però è vero, se continuiamo così tra poco scoprirò che ti chiami Miriam e fai l'insegnante. No, mi chiamo Dylan Dog e faccio l'investigatore privato. Come nei film gialli? Direi più in quelli horror. Tu cosa insegni? Sono una maestra di sostegno per bambini che hanno problemi. Mi ci trovo bene, anch'io ne ho tanti. Bambini? No, problemi. Ah. Da piccola ho sofferto molto per il divorzio dei miei. Stavo quasi diventando autistica. E questa bambola ce l'hai da allora? No, l'ho comprata pochi giorni fa al mercato delle pulci. Perché mi hai fatto questa domanda? Non lo so, mi ha colpito appena sono entrato. Non riesco a fare a meno di guardarla. Anche a me fa uno strano effetto. Forse ha risvegliato qualcosa nel mio subconscio. E poi, da quando l'ho presa, ogni notte faccio un incubo. È come se mi trovassi in fondo al mare. E lì c'è una bambina che chiama una certa Katie. E alla fine l'acqua del mare diventa rossa. Come se fosse... Sangue? Miriam, tu sanguini? Oddio, le pistassi di nuovo. Scusami, è un periodo che perdo sangue dal naso. E mi succede sempre quando faccio quel sogno. Quante volte ve lo devo ripetere? Non l'ho uccisa io, lo giuro! Lo senti? Fa così da quando è arrivato, senza interruzione. È un vero supplizio. Lo condannerei all'ergastolo solo per questo. Che cosa ha fatto? Sembra che abbia strangolato la moglie in un ristorante di lusso. Ma come hai sentito anche tu, lui dice che è stata la collana, che appena messa al collo ha cominciato a stringere da sola. Come il rasoio del signor Harry che fluttuava nella stanza da bagno. Gli hai dato un'occhiata? Sì, ma non mi è parso di trovare niente di interessante. È un rasoio antico. Sul manico si legge una specie di T. Probabilmente ci sono altre lettere, ma sono state cancellate. Mandalo in laboratorio, forse con gli acidi riescono a capire che cosa c'è scritto. L'unica acidità che conosco è quella del mio stomaco, old boy. Per quella c'è la magnesia.
Ti chiamo domani per i risultati. Ma senti, ti hanno fatto capo di Scotland Yard e non me l'hanno detto? Ah, già che ci sei, fa dare un'occhiata anche alla collana. Altri ordini? No, per il momento basta così. Sparisci prima che ti chiuda in gabbia insieme a quell'altro matto. Credere! Na 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 na. E adesso che diavolo succede? Ah, ma tu guarda. Che miseria, ma. Ma che cosa? Qui si muove tutto! E adesso che diavolo succede? Ah, ma tu guarda. In serio, ma che cosa? Qui si muove tutto! Salve! Cosa diavolo era quell'urlo terrificante? Il campanello! Comunque, anche voi non sembrate uno splendore. Forse se provaste a perdere qualche chilo andrebbe molto, molto meglio. Anch'io una volta ho tentato di seguire una dieta, ma non ci sono riuscito. Mi ha seminato. Mi chiamo Dorothy, Dorothy Stone. E sono la sorella di quel deficiente che ha strangolato sua moglie al ristorante. Quello che dice che l'ha uccisa la collana. Come? Ha ucciso una collana al ristorante? E come ha fatto? Ha cercato di affogarla in un dessert mentre lei gridava: aiuto, tirami su! Senta, sono qui per parlare con Dylan Dog, ma se per caso siete voi, me ne vado. Ma certo che potete parlare con Dylan Dog. Potere è volere. E se proprio volete, dovete. Per cui non me ne andrete di qui se prima non avrete parlato con Dylan Dog, chiaro? Ho capito. Arrivederci. Ho sbagliato. No, signora Stone, scusate, ero al telefono con l'ispettore Block di Scotland Yard. Stavamo giusto parlando del vostro caso. Vi prego, accomodatevi. Scusate, Grucio, il mio assistente. Non ho molto tempo da dedicarvi. Sono qui per assumervi. È un'altra stupida idea di quell'imbecille di mio fratello. È stato un tragico errore. Credete anche voi che a uccidere sua moglie sia stata la collana? No! Ma non dite sciocchezze! L'errore è stato ucciderla al ristorante, davanti a tutta quella gente. Voi pensate che l'assassino sia vostro fratello? Ma è ovvio. Nick è un debole, lo è sempre stato, e anche un incapace. Però ha avuto il coraggio di levarsi di torno quell'odiosa di sua moglie. Poi si è pentito e, soffocato dal rimorso, si è inventato la storia della collana che da sola si mette a stringere il collo di Sally e la soffoca. Capito. Allora, se sapete già tutto, perché siete venuta qui? Mi ha mandato lui. Dice che siete l'unico che può occuparsi del suo caso. E come vi ho detto prima, è un imbecille. Si è inventato la panzana e adesso ci crede per davvero. Dylan, del tè? Grazie. Tè per te, tè per me e con la racchia sono tre. Come osate? Sottospecie di omuncolo! Scusatelo, signora... Signorina, prego. Signora o signorina, racchia o racchina, non dovete preoccuparvi. Se non vi siete sposata è perché non vi siete piaciuta. Cioè, non siete il vostro tipo. Basta! Mandatemi un vostro rapporto, qualunque, con la parcella. Addio! Che cosa stai disegnando, Timmy? Una bambola. È bella. E questi cosa sono, gli occhietti? Ah sì, sono chiusi, perché non respira più. Poverina. Ma le bambole di solito non respirano, Timmy. Questa che hai disegnato tu invece può respirare? Oh, sì, signora maestra. Ma adesso è annegata in fondo al mare. E i pesciolini le hanno mangiato la gola. Cercate di fare presto con quelle consegne. Non voglio sentire lamentele da parte dei clienti. Dottoressa Erika, hanno portato un pacchetto per lei. Grazie. Ha tutta l'aria di essere un regalo. No, no, rimani con me, Rose. Vediamo cos'è. Un orologio a cipolla. Sembra antico. Pre-1900, direi. È bellissimo. Lo sfondo è blu. Ricorda il mare. Mio Dio, che rumore! No, no, è meglio chiuderlo. Non ci riesco a chiuderlo. Rose? Ma dove siete finiti tutti quanti? Io devo andare. Sì, ecco il mare. Devo andare al mare. Devo andare.
caduta. Che cosa? La bambola. Devo averla appoggiata male, non è la prima volta. A cosa pensi, Dylan? Alle tue indagini? Sì, Miriam. C'è qualcosa... qualcosa che le accomuna, a parte quegli oggetti che sembrano muoversi da soli. Hai saputo altro? No, ma tutti continuano a sostenere le loro ipotesi. Un rasoio che fluttua per aria nel bagno e taglia la gola di un uomo. Una collana che da sola si stringe al collo di una donna e la soffoca in un ristorante. E la polizia? Ma ne sanno più o meno quanto me. Non so se c'è... qualcosa di nuovo? È solo l'imbarazzo della scelta, old boy. Da cosa vuoi che cominci? Preferisci una donna manager che si getta dal 20° piano stringendo in mano un orologio a cipolla? O vuoi che ti parli di un giovane che viene ucciso sotto la doccia da un'incredibile esplosione di vetri, con porte e finestre chiuse e allarme dell'appartamento inserito? Mio Dio. Già. E le vittime? Due tipi perfettamente a posto, fedina penale pulita, vita normale. La donna riceve il pacchetto con l'orologio, apre la finestra e si butta giù. Per lui non abbiamo capito un accidente di niente. Sai se prima di tornare a casa aveva incontrato qualcuno? Sì, aveva acquistato una statuetta che raffigura un angelo con la spada. L'aveva accanto a sé nella doccia. Modern style, originale. Come il rasoio e la collana, oggetti che appartengono al passato. Uno per ogni persona che muore. Right. Sia la collana che il rasoio. E adesso ci puoi aggiungere l'orologio a cipolla e la statuetta dell'angelo. Sono dei primi del Novecento. Se mi presti la macchina del tempo, abbiamo risolto il caso. Quelli della scientifica cosa hanno trovato? Poca roba. Hanno trattato il rasoio con gli acidi e sul manico sono venute fuori le lettere di una scritta. Titan. Forse ce ne sono altre, ma non sono riusciti a recuperarle. Basta. Ci deve essere un legame. Se lo trovi, fammelo sapere, prima che mi sbattano in pensione. Così finalmente potrò andarmene a pesca in mezzo al mare. Miriam! Miriam! Dov'è la mia Katie? Miriam, adesso basta. Abbiamo altro a cui pensare in questo momento. Ma io voglio la mia bambola. Ti ho detto che non è il momento, Miriam. Lo capisci che io e tuo padre stiamo per separarci? Lo capisci, Miriam? È finita. E io? Io dove vado? Non voglio che andiate via. È così, Miriam. Non possiamo farci niente. No, non voglio. Staremo qui tutti insieme. In fondo al mare. Voi starete con me. Con me e con Katie. Katie. Katie! Miriam! Miriam, che succede? Ah, niente. Niente, è il solito incubo. Stringimi, Dylan. Stringimi forte. Chi è Katie? È la bambola. Nel sogno che faccio c'è una bambina con i suoi genitori in fondo al mare. Vuole la sua bambola, Katie. È uguale alla bambola che ho comprato al mercatino delle pulci. Scusa, Miriam, di che periodo è quella bambola? Quando me l'hanno venduta mi hanno assicurato che era originale del primo Novecento. Perché me lo chiedi? Non so spiegartelo adesso, ma devi liberartene appena puoi. Mi prometti che lo farai? Sì, sì, ci avevo pensato anch'io. Perché è strano, ma gli incubi sono cominciati da quando l'ho presa. Ti ricordi esattamente chi te l'ha venduta? Sì. Scusate, posso farvi una domanda? Prego, dite pure. Volevo solo sapere se siete voi che alcuni giorni fa avete venduto una bambola dei primi del Novecento a una bella ragazza, alta, bruna. Ah, sì, ricordo, certo. Gran bella figliola. La vera bambola siete voi, le ho detto. Perché, è successo qualcosa? Direi proprio di sì. Voi chi siete? Sono un investigatore privato. Ecco, lo sapevo. Me l'avevano detto che quella roba portava male. Avete venduto altri oggetti che appartengono all'inizio del secolo? Certo. Era roba che veniva da una cassa. C'era quella bambola, un orologio, un rasoio, poi una statuetta di un angelo con la spada e... Un orologio a cipolla? Esatto. Tutta roba modern style originale. Sembrava che ci potessi fare un sacco di grana, invece niente. Non la voleva nessuno. Così ho svenduto tutto. Da chi l'avete avuta? Un americano diceva che quella roba era una vera manna per gli antiquari e i collezionisti. Ed era vero, per Giove. Faccio questo lavoro da una vita e so distinguere la merce. Avevo una gran voglia di liberarsene. Gli avete chiesto dove l'aveva presa? È una cosa che di solito non si fa. Io pensavo che l'avesse rubata. Ma è stato lui a dirmi che l'avevano ripescata con una spedizione subacquea. Mi ha lasciato tutta la cassa per 200 sterline. Sapete dirmi dove posso trovarlo? Beh... potrebbe essere utile per salvare la vita a qualcuno. D'accordo. Kenneth Gallan, South Hall, Fury Street 24.
Grazie. Ehi, ma un momento. Mi volete dire cosa diavolo è successo? Tutte le persone che hanno avuto qualcosa a che fare con quegli oggetti sono morte. Maledizione. Eh sì, forse è proprio così. Una maledizione. Mamma! Mamma! Dov'è la spazzola di Katie? Un momento, tesoro. Adesso non ho tempo. Ma io voglio la spazzola di Katie! Voglio pettinare la mia bambola! Smettila! Sto parlando con tuo padre. Sembra che mi ascolti. Ti ho ascoltato anche per troppo tempo. Basta! Tra noi non c'è più niente da dire. E invece sì! Ci sono ancora molte cose che dobbiamo dirci e non credere di cavartela con il tuo silenzio. Basta, basta! Ti prego! Dobbiamo avere il coraggio di dirci la verità. È finita. Finita per davvero. Non possiamo più continuare così. Abbiamo fatto questa crociera sperando che ci aiutasse a ritrovare un po' d'armonia. Ma non ha funzionato. Appena arriveremo a New York, chiederò il divorzio. No, io ti prego. Mi dispiace, ma è meglio così, è meglio per tutti. Non pensi a Miriam, nostra figlia. È proprio per lei che ho resistito fino ad ora. Ma adesso basta discussioni, per favore, per favore. Questa sera a cena siamo al tavolo del comandante. Non farmi fare brutte figure. Ti aspetto al ristorante. Mamma, perché piangi? Non ho niente. È ora di andare, nonna. Tu e la tua bambola, tu e Katie, adesso dovete riposare. Ma papà vuole andare via? Sì, io non voglio. Voglio che rimaniate per sempre con me. Con me e con la mia bambola. Katie ha detto che dobbiamo stare tutti insieme. Che dobbiamo rimanere qui. In fondo al mare. Kenneth Gallen? Esatto. E tu chi sei? Dylan Dog, investigatore privato. Ho sentito subito puzza di poliziotto. Perché sei qui? Per alcuni oggetti dei primi del Novecento, modern style originali. Provenivano da una cassa che hai venduto tu e che probabilmente era rubata. È successo qualcosa? Beh, tutte le persone che sono venute a contatto con quegli oggetti sono morte. Da dove veniva quella cassa? Dall'America. È stata rubata ad un'asta alcuni anni fa. Hanno provato a piazzare la roba, ma non ci sono riusciti. Strano, sono oggetti di valore. Già, ma sembrava che portassero scalogna. Alla fine quella dannata cassa è rimasta a un mio amico che pensava di farci un sacco di soldi. Ma tutto quello che ha ottenuto sono state 3 pallottole in corpo. E poi è rimasta a me. E poco dopo sono finito su una sedia a rotelle. Così me ne sono liberato per pochi spiccioli. E quello che ha ricevuto la cassa dall'America non ti ha detto niente sulla provenienza degli oggetti? No. Diceva solo che venivano dal mare. Che riemergevano da un abisso. Un abisso in fondo al mare. Nient'altro? No, nient'altro. Ma un'altra cosa ti posso dire. Quella roba è maledetta. Dylan. Dylan Dog. Sia lodato il cielo. Quella santa donna di mia sorella è riuscita ad assumervi. Beh, non esattamente. Comunque ci tenevo a sentire la vostra versione dei fatti. È quello che ho già detto 1000 volte alla polizia. Ero al ristorante con mia moglie e le avevo comprato una collana per il suo compleanno. Quando l'ha indossata, la collana si è messa a stringere fino a soffocarla. Naturalmente io ho provato a toglierla, ma non facevo che peggiorare le cose. Secondo i testimoni presenti al ristorante, voi avete strangolato vostra moglie. No, no, lo giuro, non sono stato io. Vi prego, non vi sto mentendo. Mia moglie è stata uccisa da quella collana. Vi scongiuro, credetemi! Io vi credo. Davvero? La signora Herbert racconta una storia molto simile alla vostra. Dice di essere entrata in bagno e di aver visto un rasoio che fluttuava nell'aria. Suo marito con quel rasoio si è tagliato la gola. Ma lei continua a dire che non può essere stato lui. Pensate che ci sia un collegamento? Non lo so, e francamente non so cosa pensare. In che rapporti eravate con vostra moglie? Non andava benissimo. Quella cena avrebbe dovuto essere un modo per ricominciare. Ma siamo stati sul punto di divorziare. Come la signora Herbert. Buongiorno. Disturbo? Affatto. Siete il signor... Geppetto. Posso fare qualcosa per voi?
Beh, mi hanno detto che nella zona siete il miglior restauratore di bambole. Sì, sembrerebbe di sì. O perlomeno credo che questa sia la ragione per la quale tutti mi chiamano come il papà di Pinocchio. Sono venuta per questa bambola. Faccia vedere. È splendida. Ha bisogno di un po' di cure, ma direi che è in ottime condizioni. E tra l'altro, se l'occhio non mi inganna, questo è davvero un pezzo raro. Io ve la regalo. Prego. Non voglio più tenerla, non posso più tenerla con me. Siete sicura? È una bambola di valore, forse potreste venderla ad un antiquario. No, e poi l'ho avuta per poche sterline. Se la volete è vostra. Beh, in questo caso non mi resta che ringraziarvi. Grazie davvero. Ciao, Block. Dylan, sei arrivato finalmente. Allora? Nick Stone, quello della collana. Si è impiccato in prigione. Giuda Pallerino, quando è successo? Questa mattina. E questo conferma l'ipotesi che lui ha strangolato la moglie e si è ucciso per il rimorso. Fine della storia della collana che si stringe da sola. E anche fine di tutto il resto. Che cosa pensi? Quello che ho sempre pensato. In un modo o nell'altro sono tutti suicidi. E così, girarci intorno non serve a nulla. Non lo so, non ne sono convinto. C'è qualcosa che accomuna quegli oggetti e quelle morti. Qualcosa di più. Che c'è, Dylan? Ti conosco, è la classica faccia da "ho trovato la soluzione", ma se te la dicessi non mi crederesti. No, non ho la soluzione, non credo che la troveremo mai. Ma forse c'è qualcosa che potrebbe mettere fine a questa catena di morti. Forse. Incredibile. Ma tu guarda un po'. Un colpo di fortuna davvero eccezionale. Una bambola dei primi del Novecento praticamente perfetta, piccola mia. Una giustatina e sarai come nuova. Ma lo sai, cara, che tu vali una fortuna? E lo sai che mi ci volevi proprio? Bene, iniziamo dai capelli. Non ti farò male, non avere paura. Dove sono le forbici? Le avevo messe qui, sul tavolo. Ricordo benissimo. Le ho appena prese. Niente. Le forbici si muovono da sole. Non è possibile. Aiuto! Dylan! Ciao, Miriam. Come va? Non lo so, ma ho seguito il tuo consiglio. Ho regalato la bambola. Ma non faccio altro che pensarci. È come se avessi un gigantesco senso di colpa. Lo sento anch'io, ma dobbiamo provare a dimenticare. Non è facile, tutto mi sembra che giri intorno a lei. C'è un bambino nella mia classe che ha disegnato una bambola. E oggi mi ha detto che quella bambola sarebbe felice in fondo al mare. Forse è proprio così. Non ti capisco. Lo so, sembra pazzesco, ma potrebbe funzionare. A che cosa stai pensando? A tutti quegli oggetti. Alla tua bambola, ma anche al rasoio che fluttua nell'aria e taglia la gola di Herbert. Alla collana che si stringe da sola alla gola della moglie di Nick e la soffoca, ma anche all'orologio a cipolla della donna che si è gettata dal 20° piano e alla statuetta dell'angelo trovata nell'appartamento dell'uomo morto sotto la doccia. Allora? Sul rasoio c'era una scritta, in parte cancellata. Titan. Quegli oggetti vengono tutti da una cassa recuperata da una spedizione sottomarina. Dove vuoi arrivare? Al fatto che probabilmente quella cassa è stata recuperata dal Titanic, il transatlantico. Ma com'è possibile? La spedizione nei fondali marini è stata fatta nel 1987, ne hanno dato la notizia anche i giornali. Sono stati rinvenuti circa 800 oggetti, ovviamente tutti di inizio secolo. Sono stati messi all'asta e venduti, e alcuni sono stati rubati. Quindi la bambola e gli altri oggetti appartenevano ad alcuni passeggeri del Titanic. Allora il mio sogno, la bambina che cerca la sua bambola, Katie, e la chiama piangendo, i suoi genitori? Sì, forse era una famiglia in crociera. Entri. Non potrei mai rifiutare un succo di pomodoro. Ah! Dylan! La bambola è qui. È tornata. Ma com'è possibile? Non lo so. Io credo che forse dobbiamo fare qualcosa. È come se ci chiedesse di fare qualcosa. Sì. E credo anche di sapere cosa. Qui va bene. Da quassù il mare è bellissimo. Devi farlo tu, Miriam. E poi io soffro di vertigini, non posso affacciarmi al bordo della scogliera. D'accordo.
Addio. Torna dalla tua padroncina. Va. Dylan, Katie, la bambola, adesso è in fondo al mare. È giusto così. Abbracciami. Abbracciami forte. Lo sai, Miriam, il tuo nome deriva da quello della sorella di Mosè e significa goccia nel mare. Dylan Dog con Francesco Prando, Roberta Greganti, Renato Mori, Renato Cecchetto, Massimo Rinaldi, Laura Mercatali, Bianca Ara, Pierluigi Astore, Massimo Rossi. Consulenza musicale Marco Pons de Leon. Ricerche Flavio Ferrari. A cura di Vissia Bacchieca. Regia Armando Traverso. Le avventure di Dylan Dog sono pubblicate da Sergio Bonelli Editore. Posta elettronica sceneggiato@rai.it. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.